Buongiorno ragazzi, allora con questo tempo piovicciposo oggi ho fatto un trucco totalmente naturale, veloce, in 3 minuti, sembra il make up non make up secondo me. Comunque stiamo andando al nido e poi vado al lavoro, quindi niente, devo mettere il giacchetto Aurora e usciamo. Ormai è indipendente, se ne va da sola. Ciao Aurora, ciao. Ragazzi, allora io sono tornata a casa, tra l'altro oggi c'è anche Claudio che ha fatto un orario compatibile con il mio. Alexa stop, Alexa della vostra casa sentiranno quello che dico io. Niente, è ora di pranzo e ora vi faccio vedere cosa mangiamo. Allora ragazzi, io per pranzo ho un hamburger di filetto, l'ho comprato un alcore, è carne di filetto ad hamburger, 250 grammi con un po' di fiocchi di latte e un po' anche di cetriolo, mentre Ele ha 80 grammi, vabbè, magari 60 grammi di pasta al pesto e poi si mangerà un po' di formaggio, vero? No, come aspetta. No? Ele ha 60 grammi di pasta al pesto integrale e stracchino con cetriolo anche lei. Pane, amore mio, niente. No, sono proprio contenta infatti che c'ho lo stracchino, perché da quando sono incinta c'ho voglia di stracchino. Beh, top. Sì, che non ce l'ho mai avuta, non mi è mai piaciuto. Beh, buon pranzo. Buonasera ragazzi, allora mi sono un attimo ridata una sistemata al volo, stiamo andando a prendere Auri e poi Claudio, siccome oggi è brutto tempo, però non andiamo da tanto, poverina è stata pure molto male per tanto tempo, quindi la portiamo ai giochini all'Isola Felice, dove tra l'altro aveva fatto il compleanno l'anno scorso, se ci seguite l'avrete sicuramente visto, e niente, quindi se mai riuscirà a riprendere qualcosa, ok. Adesso poi mentre lui la porta, io invece ho una riunione a scuola di Auri. Che bello che è, va al nido e già ci sono le prime riunioni, diciamo. E infatti, siccome faremo una specie di merenda con le mamme barra maestre, sto prendendo un pacchettino di pasticcini, ecco. Ragazze, sono rimasta in silenzio perché la nostra pasticceria del cuore è chiusa oggi. Di solito fa riposo il lunedì, non so, forse, vabbè. Non so cosa hanno avuto fatti loro e niente, quindi mangiamo un'altra. Comunque stavo dicendo, alcune mamme portano dei succhi, un chila crostate, insomma io ho detto vabbè, porto i pasticcini, alla fine noi donne siamo golose, solo che purtroppo essendo brutto tempo questa riunione era carina perché doveva essere con mamme, papà e bimbi, e invece purtroppo sarà solamente con le mamme senza bimbi, perché appunto doveva essere in giardino all'aperto, insomma, quindi tutti distanziati eccetera eccetera, invece all'interno hanno meno spazio, quindi giustamente saremo in meno. E vabbè, comunque vi farò sapere, ho già avuto il compito, perché io sono rappresentante insieme a altre due mamme, solo che quelle due purtroppo non vengono, comunque già mi hanno come si può dire, commissionato alcuni argomenti da trattare, e poi insomma vabbè, ne parleremo. Comunque poi altra notizia bomba, oggi abbiamo avuto, lo vuoi dire tu? Sì, il rimborso del viaggio che abbiamo fatto a Malta, dei biglietti per il ritardo che c'era stato. Esatto, non so chi se lo ricorda, praticamente siamo rimasti 4 ore bloccati in aeroporto senza spiegazioni, senza niente, con il volo che doveva partire alle 6 mi sembra, alla fine siamo partiti alle 9.40 e niente, praticamente oggi dopo 4 mesi però loro ci hanno risposto. All'inizio vi dico la verità, il call center italiano non rispondeva. Facile. Non rispondeva mai, ci passavano quelli inglesi, e quelli inglesi dicevano che il ritardo doveva essere superato le 5 ore per avere il rimborso, e noi continuavamo a dire no, la legge europea dice 3 ore e loro dicevano no. Infatti io mi stavo per rivolgere a un ufficio dei consumatori che praticamente una volta che vince la pratica si prende la percentuale, quindi che ne so, su 750 euro si prendevano 200 euro, però se perde ovviamente poi non prende niente, e insomma vabbè, volevo fare questo, poi io ho detto senti, scrivigli alla mail, lui gli ha scritto tutta una filippica insomma con la legge, l'articolo, sembrava la lettera scritta tipo dall'avvocato, e infatti gli hanno risposto sì, accettiamo la sua richiesta, è vero che
la legge europea prevede il rimborso dopo le 3 ore di ritardo, e quindi niente, praticamente adesso, proprio oggi, ieri sono arrivate 3 notifiche sull'Apple Watch, e 3 notifiche perché hanno fatto 3 bonifici singoli, perché ovviamente erano 3 biglietti, il mio, quello di Aurora e quello di Claudio. Quindi niente, questo è per dimostrare che quando le cose funzionano la compagnia è seria, anche se gli operatori inizialmente non lo erano, però la compagnia sì, appunto, e le cose arrivano. La cosa che poi mi ha fatto piacere è che adesso li useremo per farci un bel viaggetto. Sì, come stanno? Li prendiamo e li indirizziamo su un bel esatto, viaggio. Esatto, perché comunque sono soldi che non rientrano nel budget familiare. Amore, ti devi fermare che c'è la pasticceria. Ah, io sono da scuola di Valerio. E quindi niente. Vabbè, vado io se vuoi. Ok, va bene. E niente, praticamente così. La cosa appunto bella è che dopo prenotiamo un viaggio, ora vediamo se andiamo in Calabria o proprio direttamente all'estero. E poi è stata una specie anche di rivincita personale, perché quando avevo detto questa cosa, che ci hanno lasciato quasi 4 ore con una bimba di appunto 1 anno e mezzo in aeroporto, che l'aeroporto era piccolo, non sapevamo più che pesci pigliare, alcune sotto al video mi hanno risposto: ma quando uno compra il biglietto deve mettere in conto i ritardi. Ma è ovvio che lo metti in conto il ritardo, ma il ritardo pure del treno lo metti in conto un quarto d'ora, 20 minuti, ma 3 ore e mezza, 3 ore e 45 è una cosa abissale, perché comunque chi ha preso gli aerei sa che si deve presentare almeno 1 ora e mezza prima, insomma, comunque, cioè, ci sta quel lasso di tempo in più quello del ritardo. Cioè praticamente noi dalle 2 e mezza che eravamo in aeroporto siamo stati fino alle 9 di sera, no, alle 3 e mezza forse, vabbè, comunque sia quello che è, cioè sinceramente no, quello non è giustificabile, perché se io sbaglio chiedo scusa. E quindi niente, mi hanno detto: tu sei scorbutica, tanto non te lo meriti il rimborso, insomma non hai diritto, eccetera eccetera, che vuoi che sia. Io una volta ho aspettato 8 ore, ho capito, ma come me, poi io per fortuna, noi l'aereo scendeva a Roma Fiumicino, c'avevamo la macchina e siamo tornati a casa, ma c'erano perfino delle persone appunto di Napoli che da lì poi si sarebbero dovute mettere in viaggio per arrivare a Napoli, quindi Roma-Napoli sono quasi 3 ore. Cioè, poveracci, loro avevano un aereo che sarebbe arrivato alle 7:40 a Roma, e dalle 7:40 arrivi comunque a, che ne so, le 10, le 11, ti è mezzanotte, invece così i poracci saranno arrivati tipo alle 4, alle 5 di mattina, che è diverso, perché poi magari ti devi prendere il giorno dopo al lavoro, insomma, comunque crei delle difficoltà. Se poi tardava anche un altro pochino, anche Claudio voleva rimandare, cioè dire che il giorno dopo non andava al lavoro, uno, poi io vi dico la verità, se avesse tardato un'altra ora, cioè che noi stavamo fino alle 11, avremmo sicuramente preso un albergo per dormire, perché comunque è infattibile che dopo tutte quelle ore poi ti metti pure in viaggio. Quindi niente, sono contenta che abbiamo avuto giustizia per una volta, e niente, questo vi invito, ecco, se vi capitano queste cose, ragazzi, informatevi, perché la legge c'è e prevede dei risarcimenti, quindi è giusto avere la possibilità di esercitare i propri diritti. Ecco, quindi tutto qua. Adesso vado alla riunione e vado da Auri. Ragazze, riunione finita, ci siamo riuniti, Claudio ha portato Auri a giocare, poi vi racconta. Adesso stiamo facendo un po' di spese secondo il piano della nutrizionista. Spesa fatta, ora si torna a casa. Ora leggo Auri e sto aspettando che Claudio posi il carrello, che ha iniziato a piovere, quindi ha deciso di andare lui. Vuoi la manina? È stanca, però ora si vede che ha giocato un sacco col papà. E niente, si torna a casa. Che bello che c'è ancora, cioè piove, il tempo a Roma è una cacca, io odio poi la pioggia, quindi capirai, quando piove per me è proprio tipo meteoropatica, cioè proprio style. Però il fatto che comunque c'è il sole anche alle 7 di sera mi rallegra. Ragazze, io e Baby Birbola siamo tornati a casa con anche il papi. Volevamo fare lo svuota la spesa. Questa è la spesa della nostra dieta settimanale, quindi se volete prendere spunto. E niente, praticamente siamo stati al Pewex e abbiamo speso, eccolo il Pewex, abbiamo speso 66
Però abbiamo comprato la spesa per, cioè, poi lo sapete, comprare le cose un po' più sane costa di più secondo me. E poi abbiamo preso anche le cose per Aurora, quindi è una spesa settimanale per tre. Allora, abbiamo preso, quello è lo scontrino alla mano, si dice mamma. Abbiamo preso il latte, vero? Il latte per Aurora intero, della Latte Sano, che è solo latte romano. Tra l'altro stavo leggendo che questo dice Latte Sano, operazione un biglietto gratis per Cinecittà World. Quindi mo lo staccherò. Hai capito, amore? Poi ho preso questo che è, sì, che è il volantino del Pewex, perché mi hanno dato i bollini, io non li ho mai fatti e volevo vedere cosa c'era. Poi abbiamo preso il tè dei Tenato per Aurora, della San Benedetto, faglielo vedere a mamma. Poi abbiamo preso, siccome io, diciamo, siccome sto a dieta, ecco, molto spesso bevo poco, e quando si sta a dieta si invece si deve bere, cioè in generale si deve bere 2 litri d'acqua al giorno, però quando si sta a dieta, insomma, ancora di più. Dovresti bere così almeno un pochetto, non ci pensi a mangiare. E quindi siccome non bevo tanto, vabbè, io non bevo tanto, volevo qualcosa per bere di più, allora ho preso il tè San Benedetto, questo zero, e ne ho prese 2 bottiglie. Poi, sempre per lo stesso identico motivo, che è dissetante, rinfrescante, però zero calorie, ho preso questa qui, la Chefs al limone zero, che ho scoperto grazie a Claudio ed è diventata la mia droga. Poi Aurora vi fa vedere che cos'è questo, lo yogurt greco. Lo yogurt greco per papà, ne ha prese papà 5 confezioni, diglielo, 5 per fare colazione, vero? O spuntini, vabbè, insomma, a seconda, basta, se no si rompono. Poi ciao. Poi altra busta, vai amor, tira fuori. Allora, qui ci abbiamo, fai vedere a mamma, la carne per tutti e tre. Abbiamo petto di pollo, l'arista, le fette di prosciutto dell'arista, insomma non so come si dice, e il macinato per fare le polpette. Poi abbiamo preso poi questo qui, che è praticamente il pesce già pronto, solo da cuocere, ed è filetto di orata, e con già condito anche patate e olive nere e pomodorini. Poi sempre nel reparto pesce, ho 3 volte a settimana il pesce, abbiamo preso il filetto di persico panato, questo qua. In realtà mi sono accorta che devo prenderne 2 confezioni, perché questo serve solo a me, vabbè, comunque, e anche questo già pronto da sfatellare. Poi del pane integrale per fare colazione al posto delle fette biscottate, ogni tanto col prosciutto crudo, scusate, col, sì, crudo, manco lo posso mangiare, sono le voglie queste, il prosciutto crudo col tacchino. Praticamente ho la colazione salata da alternare a quella dolce. Poi ho comprato 5 euro, pensate, 3 puro petto di pollo d'arrosto, berretta 100% italiano, senza antibiotici dalla nascita. Poi fiorucci, avevo voglia, ho detto vabbè, per una volta tanto, magari il weekend che ho il passo libero, la mortadella, 1,19 euro, ma comunque la mangio anche Aurora. Poi, vieni qua Auri, ho preso il salmone, questo qua, i tranci, che già c'ha il pistacchio, e mi ispirava tantissimo, secondo me sarà buonissimo. Pensate, 2 filetti 6 euro e è il giusto peso, perché sono 300 grammi e noi ne abbiamo 130 per uno, quindi comunque ne avanza anche un pezzettino. Poi Claudio aveva voglia di questi e se li ha presi. Poi faglieli vedere, che sono, I wurstel di suino affumicato con legno di faggio, 100% italiano. Sì, ho visto anche che sono abbastanza magri, quindi li ho presi per quello. Ok, poi l'ultima busta, ci stanno gli yogurt per una bambina. Ti piace questo? Facciamoglielo vedere. In offerta avevano questo qui della Fruttolo,
della Nestlé, che lei ha assaggiato dalla zia e ne è andata pazza praticamente, quindi ora glielo compro. Stava a 99 centesimi, così come a 99 centesimi c'era questo qui della Nesquik Choco Ball. Aurora è patita di yogurt, noi glielo diamo o per merenda o dopo i pasti, alterniamo alla frutta, perché è golosissima anche di frutta, quindi ovviamente ogni tanto gli diamo la cosa più sfiziosa in base a quanto mangia. Vi dico la verità, quando mangia tanto gli do la frutta, quando magari non ha voluto mangiare tantissimo perché è stanca, questa è una sua golosità che lei mangia, so che insomma si riempie e dorme tranquilla. Altri yogurt appunto, abbiamo comprato tre vallelata, che sono i fior di latte, uno per me, uno per Aurora e uno per Claudio. Così è una cena veloce, buona, sfiziosa, con la frisa al pomodoro e i pomodorini, la morte sua. Frise integrali, io ce l'ho nella dieta, ma tipo tre volte a settimana, quattro volte, una cosa del genere. Infatti ne abbiamo comprate due. E anche Aurora le mangia, Aurora le mangia a mo' di Claudio, a mo' ricetta pugliese, cioè bagnate con l'acqua. Io invece le lascio a bagnarsi con l'olio dei pomodori. È concentrato con lo yogurt. Guarda, mamma te ne ha preso un altro. Sei contenta? Lo yogurt. Ragazzi, guardate gli yogurt per Aurora. Poi, dirlo, poi abbiamo preso un tè baby che aveva sete, se l'è bevuto praticamente tutto lì. Un altro choco ball. Di chi è questo choco ball? Chi lo vuole un bacino? Io. Mua. Mua. Vuoi anche il choco ball tu, eh? Scusate, interruzione della zia, cioè in realtà insomma Claudio ha chiamato la zia finalmente, non si sentivano da un po'. Poi abbiamo comprato il formaggio di squisa light, io questo lo utilizzo per fare le paste, al posto della panna viene buonissimo col salmone, lo speck, il cotto, quello che vi pare, le verdure. Poi vabbè, altro yogurt per la mia piccolina. E le lenticchie che noi ci facciamo al ragù con la pasta, appunto quando ho i legumi con le carote, mi piace un sacchissimo e non so se si dice. E poi vabbè, qua c'è un altro yogurt e un'altra Schweppes e basta. Questa è tutta la spesa nostra della settimana. Adesso io e Aurora la mettiamo a posto la spesa, vero? Quanto è bello, quanto è bello questo piccolino, quanto è bello, chidi chidi. Va bene, Lili, ciao ragazze, ci vediamo dopo. Ciao! Ciao! Ragazze, allora, cena pronta. Io ho frisa integrale con pomodori e una mozzarella. Aurora ha mangiato la pasta al pesto e adesso anche lei mozzarella, pomodori e zucchine. Così come Claudio. Buongiorno a tutti, ho appena lasciato Aurorina e Ele al lavoro. Io sono venuto un attimo al mercato, oggi tocca a me, non vado mai perché va sempre Ele, però visto che stamattina sono libero mentre lavorerò questa sera, ho pensato frutta e verdura di venirla a prendere qui al mercato, poi vado a casa e vi faccio vedere quello che ho comprato. Allora ragazzi, dopo una fila interminabile, veramente pazzesca, sono riuscito a tornare a casa, vi faccio vedere quello che ho comprato. Stavo pensando di uscire di nuovo per andarmi a comprare una cosa per fare gli spuntini, poi magari vi faccio vedere. Comunque ho comprato le banane, faccio così che faccio prima, delle mele, poi ho preso, qua ci sono gli odori, e poi ho preso un bel cavolo romano, guardate qua. Poi ho preso, guardate, dei funghi, sempre per fare dei contorni al volo, le puntarelle, io ne vado pazzo raga, senza alici ovviamente, però non le ho mai prese, le ho trovate al mercato in questa confezione e le ho prese. Poi in questa busta cosa c'è? Zucchine, melanzane, ho preso queste qua, non quelle scure ma queste qua rossicce, mi ha detto che dovrebbero essere un po' più dolci, e peperoni.
credo di aver finito. Non ho comprato tantissimo, raga, perché era davvero una fila assurda, interminabile, quindi era anche difficile vedere materialmente quello che c'era, e comunque qualcosa ancora abbiamo nel frigo, quindi magari poi più là andiamo a comprare cose più fresche. Comunque ho speso solamente 7 euro, quindi top. Allora ragazzi, io sono a casa, mi sono preparato il pranzo perché dopo lavoro è dovuta andare a farsi le unghie, quindi arriverà più tardi. Io intanto sto mangiando e poi gli preparerò il pranzo a lei, che arriverà in casa intorno alle 3. Vi faccio vedere qual è il pranzo di oggi. Oggi mi mangio un bel filetto di salmone, guardate, ci sono anche un po' di pistacchi sopra, con queste puntarelle, e poi ci metterò un po' di spray piccante. Buon appetito! Buongiorno ragazze, non so se Claudio oggi ha vloggato perché è andato al mercato a prendere frutta e verdura. Tra l'altro era mercoledì, quindi c'era proprio il mercato vero e proprio, ma purtroppo ho fatto tardi, insomma Aurora stanotte non mi ha lasciato dormire, mi si metteva a dormire sulla pancia, insomma vabbè, cose varie, quindi niente, ci siamo alzati un po' più tardi, poi ho dovuto editare un video, quindi lasciamo perdere. Finito adesso di lavorare, sono venuta a fare le unghie perché sono veramente disastrate. Siccome c'è la comunione di Vale, ho deciso di farle, e appunto sono sempre dalla solita ragazza, e tra l'altro sono molto indecisa su come farle perché le ho cercate al volo poco prima di mettermi in macchina, quindi insomma ho cercato delle unghie al volo e speriamo appunto che poi alla fine mi piacciono, per cui insomma vediamo un attimo cosa esce fuori. Ripeto, le mie unghie di adesso sono queste, proprio bla 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 bla, e niente, dai, ci aggiorniamo dopo. Cioè ragazzi, sono uscita meravigliosa, ho pagato 45 euro, e da, ma ve le faccio vedere anche bene, cioè questo colore troppo troppo figo, tra l'altro è acrygel, quindi super compatibile con appunto la gravidanza. Ho chiesto anche alla ginecologa e niente, sono troppo felice, ma ve le faccio vedere bene perché sono meravigliose. Guardate, vabbè, qua c'ho il sangue pisto che non mi chiedete come ho fatto. Praticamente questa è French con due svaroschetti, questa glitter e questo bel colore tipo amarena, ciliegia, meraviglioso, proprio belle belle. Questa è l'altra mano. No, le amo, cioè troppo fighe, mi piacciono troppo. E voi come ce le avete le unghie, di che colore questo mese? Fatemi sapere. E adesso torno a casa, ho anche un po' l'ombretto sminchiato, torno a casa che devo pranzare, ho una fame assurda, sono 2:30, tempo che torno sono le 3:15 se non trovo traffico, quindi top. Ragazze, allora sono tornata a casa, guardate che bel piatto che ha fatto Claudio. Allora ho il mio pranzo di salmone, il pane, zucchine grigliate e puntarelle. Mamma mia, grazie amore. Amore, ti piacciono? Ciao. Le unghiette? Sono bellissime, veramente stupende. Sì, infatti anche a me oggi piacciono. E poi sto prendendo un po' di tè che non bevo da tipo 18 ore più o meno. No, da stamattina però, quindi devo anche bere. Però avevo voglia di tè. Comunque, da che stamattina sembrava che dovesse diluviare e piovere, adesso c'è un sole, vi giuro, mi stavano... Fa caldissimo, mi stavano bruciando le braccia perché essendo tutto tipo bucherellato, adesso sono 2:30, quindi è l'orario caldo, mi stavo proprio ustionando le braccia per 300 metri che ho fatto a piedi sotto al sole. Infatti vabbè, questo tempo è perfetto per farti ammalare e non capire niente di come ti devi vestire, perché stamattina faceva freddo, ci usavamo il cappotto. Vabbè. Allora, siamo andati a prendere i bimbi al nido e siamo venuti all'Isola Felice a portarli a giocare, e così almeno si scaricano un po', e Aurora stasera mi dorme perché stasera Claudio fa il turno appunto serale, quindi sto da sola. Viva la sincerità. Niente raga, iniziamo male, vogliono andare tutte e due sulle macchinette, quindi io e mia sorella ci dobbiamo immolare per la causa. Aurora, noi dobbiamo andare sulla moto rosa, vieni, aiuto. Aurora, hai paura? No! Ah! Mi vorrei ricci! Ah! 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 Guardate, se abbiamo anche il capitano Uncino. Ah! No vabbè, per la prima volta penso anche Edoardo, no, sai che non lo so.
provano i calci in culo, ragazze. Devi prendere la scimmietta, Dodò. Hai capito? Devi acciuffare la scimmietta, vediamo se ci riesci. Sei pronto? Aurora, tieniti forte, eh. Tieniti forte. Ecco che si alzano, io so, tipo l'ansia per mia figlia. Prendi la scimmia. Qua, braccio fuori. Con la mano. Con la mano, Edo, così, acciuffala. L'altra mano. Ancora, Edoardo? Sì. Ancora? Sì, ancora. Che brava Aurora che governa un coccodrillo. E il coccodrillo come fa? Boh. Grazie che mi spingi, grazie. Come faccio un kabam? Sono tornata a casa, siamo tornate a casa, sto vedendo uomini e donne. Aurora si è divertita tantissimo al parco giochi. Vi faccio vedere le unghie perché sono troppo fighe, qui ho il dito pesto. Comunque niente, adesso sto preparando la cena. Per Aurora ho deciso di fare pasta con le polpette e praticamente ho fatto macinato, pangrattato, un po' di formaggio e basta. E niente, le sto facendo un attimino a brustolire in padella. Ecco fatto, e adesso ci vado ad aggiungere la passata. E lascio cuocere senza toccare le polpette perché sennò si spezzano. Ho fatto anche la prova. E poi ci aggiungerò un filo di sale. Come Aurora ha mangiato praticamente pasta in bianco al nido, le farò appunto pasta al pomodoro. E avendo messo anche le polpette, praticamente almeno è una, diciamo una... un pasto unico, si può dire? Sì, dai, che si può dire. Comunque, a parte questo, niente, sono stata al nido e ho incontrato una mamma, diciamo che io ne conosco tre, bene, con le quali insomma ho scambiato chiacchiere così e parole. E lei è una tra quelle, appunto, e praticamente, niente, è incinta anche lei. Ha gli stessi identici mesi miei, cioè le stesse identiche settimane, una settimana in più in realtà, e ci scade praticamente ad entrambe il tempo a novembre, cioè a me il 19 e lei il 10. Lei sa già il sesso, che è maschietto. Tutte quelle che sento hanno il maschio, quindi sarà l'anno dei maschi, non lo so. Comunque sono stata troppo felice, come se fosse incinta, tipo mia sorella. Sarà che, insomma, so che lo desiderava, so che poi abbiamo appunto i bimbi che appunto hanno lo stesso identico periodo, a novembre, scorpioncini. Sarà che comunque, insomma, il figlio va a scuola con Aurora. Insomma, tante cose, abita vicino casa mia, insomma, boh, non lo so, sono stata proprio felice, infatti gli ho detto 3000 auguri, ho fatto gli auguri al piccolo, auguri al papà, insomma, sono proprio contenta, infatti un bacio tesoro, un in bocca al lupo gigante, speriamo come sempre che vada tutto bene. La mia dieta prevede petto di pollo, poi mi faccio un cetriolo e il pane, una fettina di pane, e quindi adesso aspetto un pochino che l'acqua bolle, le polpette si cuociono, così almeno mangio con Auri, perché sennò il petto di pollo 3 minuti è fatto. E niente, dai, ci aggiorniamo, continuo a vedere uomini e donne. Aurora sta vedendo Masha e Orso, tra poco le faccio la doccetta, quando butto giù la pasta 10 minuti faccio il bagnetto, e niente, ci aggiorniamo dopo. Con le polpette pronta, e che è la pappa. Nel frattempo Auri stava mangiando dei cetrioli. E questa è la mia cena. Prima mi sono sbagliata, vi ho detto petto di pollo, invece ho l'arista, fettine di maiale magre, 200 grammi, cetriolo e una fetta di pane. Buona cena a noi, Auri. Lei è golosa di polpette. La reazione di mio figlio alla maschera, cioè sono oscena. Questa maschera è veramente brutta e difficile da mettere. No, è Vita Cocktail Foil Mask Aqua Intensive Moisturizing. Il brand è Banobagi, ma vedete, cioè cala, perché è veramente pregna di prodotto, e quindi tipo scivola un sacco. Non mi è mai capitata una maschera così. Comunque io credo che non abbia bisogno di crema idratante, perché praticamente è super super idratante. Non so come, cioè, mettere gli occhi con il naso, sembra un robot. Questa scena è oscena. Comunque vorrei rilassarmi un pochino con una maschera. Tra un po' appunto lavo Aurora, ho deciso di lavarla a pezzi perché appunto ho mangiato. E niente,
sistemerò questa maschera, boh, non lo so. La donna senza naso. No raga, se l'ha voluto mettere anche lei. No, vi prego un like solo per come ride Aurora. Cioè, un mito, mi fa morire come rideva. L'ho caricata anche su Instagram le stories perché non potevate perdervela. E comunque niente, poi l'ho lavata a pezzi, l'ho fatta addormentare. Io poi ho preso sonno molto tardi perché appunto senza Claudio dormo veramente a fatica. Infatti io odio e lo sottoscrivo quando fa le notti, perché appunto dormo male, ho sempre l'ansia, sto da sola, per fortuna ci stanno i cani, però insomma la protezione maschile manca, devo dire la verità, e niente, spero che comunque questo vlog vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto piacere e spero comunque insomma che mi seguiate anche nel vlog di domani. Vi abbraccio, vi ringrazio per avermi seguita fino a questo punto e oggi vi invito a lasciare una delle emoji più recenti che avete nella vostra tastiera del cellulare. Un bacio, a domani.